Hanno detto che pioverà. Se a qualcuno interessa, vado al McLaren's Pub per la messa in scena di una delle tecniche del manuale dal titolo Il sommozzatore. Non ho altro da dire. Ok, adesso basta, ho deciso. Pubblico il suo manuale su internet. Amore, tu sai mettere un manuale in rete? Certo, è ovvio, però c'è una cosa che non capisco. Io l'ho letto dalla prima all'ultima pagina e non c'è un trucco intitolato Il sommozzatore. E così adesso siete curiosi di sapere in cosa consiste il sommozzatore? Beh, originariamente era sull'ultima pagina del manuale, ma ho provveduto a strapparla così per sicurezza. Ma non disperate, ora assisterete in diretta. La vedete la biondina al bar? L'obiettivo è stacquisito. Barney, lasciala stare, lei... Diamoci un taglio, ammiraglio. L'unica che può prendersela è Robin. E lei adora il mio manuale? Io non adoro il tuo manuale. Ma come? È il mio manuale, è forte, ammettilo, è spettacolare. Sì, insomma, Barney, noi ci siamo appena separati. Lo ammetto, i costumi sono carini, però... Noi ci siamo appena separati. Oddio, non pensavo che stessi male. Beh... Ero talmente preso dalla mia vita che, oh cavolo, sta guardando da questa parte. Via, via, veloce! Ci penso io. Ciao, lo vedi quel ragazzo seduto là con la muta da sub? Fine della storia ed eccoci qui. Wow. Però non ho capito, perché è vestito da sommozzatore? Non lo sappiamo. È questa la cosa assurda, Claire. Nessuno di noi lo sa. Beh, allora andiamo a chiederglielo. Oh, ma... E allora com'è il sommozzatore? A lei è Claire, tra parentesi. Piacere, Claire. Io sono il tenente Frank Lyman, addestro delfini antiesplosivi nel Baltico. No, scusate. Non ce la faccio, io non ci riesco, non è giusto. Robin, mi dispiace un casino. Questa separazione mi pesa più di quanto appaia dall'esterno. Il manuale era solo un modo per non pensare. Sì, lo so, anche per me è difficile. Guardami, ho giurato di non volere più relazioni. Tra 6 mesi è sposata. Ammetto che speriamo di entrare nello smoking. Volete che vi sbatta le teste come 2 noci di cocco? Barney, sono felice che tu ce l'abbia detto. E se vuoi la verità, il vero Barney è molto più carino di tutti i finti Barney di quel manuale. Oh sì, lo so bene. Claire, tu questa sera hai sentito parecchie cose sul vero Barney. Posso offrirti un caffè? Aspetta, Claire, prima che tu dica di no, ritengo giusto dirti che... Sotto questa muta in neoprene con quella che sembra un'imbottitura nella zona del cavallo... È un tubo di patatine. C'è un bravissimo ragazzo. Lui è simpatico. E poi è un ottimo amico. Ed è stato con quella gnocca. È un ragazzo d'oro. Avanti, Claire, non dire di no. È solo un caffè, giusto? Esatto, che male può fare? D'accordo, d'accordo. Allora vada per il caffè. E alla fine della serata... Sono fiero di lui. Non male l'idea del tubo di patatine, eh? Oh, un SMS di Barney. Guarda sotto il tavolo. Oh. Sembra una pagina del manuale. Che dice? Oddio, è il sommozzatore. Fase 1. Mostrare il manuale a un'amica a rompiballe. Fase 2. Farsi una sua collega in modo che si arrabbi e ve lo rubi. Fase 3. Mettere una muta da sub e annunciare la messa in atto del sommozzatore ai danni di una biondina al bar. L'amica, che chiameremo Lily, le racconterà del manuale. Fase cruciale. Quando Lily e la bionda chiedono che cos'è il sommozzatore, togliete la maschera e partite con una menata esistenziale che non avete perché voi siete fichi. Toccata nel profondo, Lily parlerà bene di voi con la bionda. E a quel punto... è... fatta. Tu, figlio di buona donna.